gli uccellini liberi, e che appunto era molto più bello. Noi però ogni tanto mi facevi falso allarme, non sono stato costretto a richiuderli nella gabbia. Poi qui abbiamo avuto per molto tempo un agnellino, perché un contadino, un pastore che gli era nato tre agnellini, uno doveva ammazzarlo, e allora l'ho adottato, e i miei figli davano il biberon, gli avevo fatto uno steccato, è stato qui finché non è fatto un po' grande. Quando si è fatto grande l'ho regalato a un pastore. Poi ho avuto pure una biscia qui libera, riparata, è stato un bel po' di tempo. Poi c'avete un maialino, quelli vietnamini, quelli nani. L'ho avuto finché ero diventato grande e poi l'ho regalato sempre a un contadino. Topolino era forte questo topolino. Era strano che una cosa. Sono stato in Eritrea, ero in Somalia e ho riportato, ho trovato nel bosco la testa di un animale e l'ho preso, l'ho incartato e l'ho riportato. E in mezzo c'era un topolino e sull'aereo non è morto. E quando l'ho messo qui mi è scappato e poi gli dava da mangiare, cioè, era forte con le orecchie grosse, sembrava proprio il topolino di Walt Disney, proprio uguale sembrava. E dopo un po' di tempo però si vede, si è accoppiato con altri topolini, era una miriade, e allora siamo stati costretti a ammazzarli. Un topolino, un negozio antiquariato ci sta bene. È perché ha vissuto sempre con la roba vecchia, no? E quindi perché non tenerlo? Però è che finché ce n'è uno, bene, se cominciano a diventare troppi, no? Mi piace vivere con gli animali perché per i millenni l'uomo ha vissuto con questi animali da cortile e non ci si può distaccare così da un giorno all'altro. Ebbene, poi questi oggetti vivono bene con gli animali da cortile, col coniglio, anche un coniglietto ho avuto per molto tempo qui. E questi oggetti hanno un altro significato, si vive, tanto per lì a uno dei magazzini c'erano sempre le galline, perché è bello, facevamo un gallo, la gallina si metteva sopra un aratro, completa lo scenario.